Nel caso di specie, quello che io ho potuto appurare dalle testate giornalistiche è proprio questo, il fatto che questo ragazzo non avesse accettato il cosiddetto volo, l'emancipazione della donna. Quindi diciamo che in un certo senso non è stato in grado di gestire il rifiuto della povera Giulia e così si è sentito legittimato ad ucciderla. Quindi il concetto di proprietà della donna, che è ancora fortemente radicato nel nostro tessuto sociale, nonostante un impianto legislativo importante, quindi nonostante oggi le donne siano fortemente tutelate, perché non dobbiamo dimenticare che c'è il codice rosso, che è la riforma Cartabia, ha inserito una serie di norme che tutelano fortemente la donna. Per cui io direi di fermarci tutti quanti davvero a riflettere, ognuno di noi nel ruolo che svolgiamo, cercare di attenzionare questi temi e puntare soprattutto sulla prevenzione. Ci sono una serie di appuntamenti che sono stati organizzati e voluti fortemente dall'attuale amministrazione comunale a partire già da giovedì pomeriggio alle ore 17, sarebbe il 23 di novembre, alle ore 17 al Teatro Sollima, in occasione della presentazione di un libro intitolato X, scritto dalla dottoressa Valentina Mira, sarà l'occasione proprio per attenzionare questo tema. Ci sarò io, ci sarà, credo, anche la presidente, la dottoressa Camassa del Tribunale di Marsala, credo che ci siano anche gli esponenti della Procura, delle forze dell'ordine e ci sarà ovviamente l'amministrazione comunale. Poi ci sono altri incontri organizzati a Marsala. Il 24 mattina saremo al Parco Archeologico, dove ci sarà un incontro sempre sul tema della violenza di genere, organizzato dall'Istituto dell'Industriale di Marsala. E a finire il 25, quindi sabato mattina, ci sarà un altro incontro organizzato dalla Scuola Media De Gasperi, diretta dal dottore Gulotta, all'interno proprio del loro istituto comprensorio.